alla nuova puntata di Tabù. Come vi avevamo detto, oggi parleremo di un argomento un po' difficile, cioè le malattie sessualmente trasmissibili. Voi le avete mai contratte? Ascoltiamo le vostre storie. Sono Riccardo, ho 29 anni e studio al Master in Giornalismo dell'Università di Bologna. Ciao, io sono Denise, studio e lavoro in un negozio, ho 25 anni. Io sono Alessandra, ho 26 anni. Mi sono laureata e quindi ora non sto facendo niente per il momento. Sono Elena, ho 26 anni e studio al Master di Giornalismo dell'Università di Bologna. Quali sono le malattie sessualmente trasmissibili che conoscete? HIV, sifilide, clamidia, epatite. AIDS, gonorrea, sifilide e candida. E credo di fermarmi qua. Candida, l'HIV, il papilloma virus, la gonorrea e non me ne vengono in mente altre. Quali sono secondo voi le più diffuse? Beh, immagino candida sia abbastanza diffusa. L'HIV pure sta aumentando, credo. Io penso che ci sia stato un saliscendi. Adesso non sono aggiornatissima, però c'è sempre stata, magari ci sono stati dei boom, sicuramente sta tornando. Sì. AIDS? Credo di recente la sifilide e credo anche il papillomavirus sia molto sottovalutato, nel senso che credo sia una malattia poco conosciuta, di cui tra l'altro adesso esiste anche il vaccino, e penso che appunto soprattutto molte ragazze sottovalutano la cosa e non fanno il test, quindi. Ti è mai capitato di incontrare una di queste malattie? No. Se ti capitasse, come reagiresti a livello emotivo? Ma direi molto male, visto che, insomma, sì, sono cose abbastanza pesanti da affrontare, credo. No. Se ti capitasse, come reagiresti a livello emotivo? Penso sarebbe molto pesante. Se è una malattia trattabile, con poco passa tutto e devi stare solo un po' più attento. Dai, abbastanza bene, certamente poi stai attento. Panico. Se è qualcosa di più grave invece non bene, mi farei un bel esame di coscienza e tratterei il sesso diversamente. E le persone anche. Sì, sono abbastanza d'accordo. E ammetto pure che è brutto, però il senso di vergogna penso che lo proverei comunque. Cioè, da una parte dice ok, sono stata stupida, non ho fatto sesso protetto, dall'altro c'è sempre la cosa di contrarre malattie veneree, beh allora. Sì, un po' un'onta del passato forse. Lo condivideresti con il partner? Beh certo, è una questione di responsabilità. Assolutamente sì. Sì, per forza. Sì, sì, perché no, se giusto, mettere in pericolo l'altro no, non ha senso. Si possono contrarre le malattie facendo sesso orale? Io credo alcune sì, anzi quasi tutte credo, perché se hai tagli in bocca credo che questi costituiscano un pericolo. Assolutamente. Allora, parlando di crescita della sifilide, dal 2013 in Emilia Romagna c'è stato un aumento del 400%. Perché secondo voi, cosa ne pensate? Io onestamente non sapevo della cosa. Però è un problema di educazione sessuale. Cioè questa cosa che non si può parlare di sessualità ai ragazzi, perché sembra che se parli di sessualità loro faranno sesso, cioè sesso lo facciamo comunque. Quindi tanto vale parlare chiaro, dire come si possono appunto evitare certe malattie, la gravità di certe malattie e non trattare il sesso come un tabù. Forse si sottovaluta un po' quello che può essere il rischio, cioè bisogna sempre restare vigili e usare metodi contraccettivi, il preservativo. Secondo me è importante essere consapevoli di quello che si sta facendo in quel momento e parlarne col proprio partner. Anche questa puntata è finita, la prossima settimana racconteremo il tabù più grande di tutti, l'amore. Se volete partecipare alla prossima o alle puntate seguenti, come sempre scriveteci alla nostra pagina Instagram tabù.incronaca oppure alla nostra pagina Facebook della testata In Cronaca. Ciao! Ciao!